Allora, insomma, coi rebus ti dicevo che è come leggere un libro, no? Si leggono da sinistra a destra, però tu devi individuare le figurine con le lettere sopra. Però guarda qui che così capisci, scusa. E poi dopo tu devi interpretare il disegno. Sì, vabbè, c'è il vuoto nei tuoi occhi, io ci rinuncio. Guarda, con i rebus non ce la faccio a spiegare. Ma se mi iscrivessi a un corso per aspirante linguista? Non so neanche se esiste. Io lo cerco e lo trovo. Anche perché il corso che facevo, quello di suonatore di cornamusa, ti è saltato. Quindi in un attimo ti diventi linguista. Sì, però il corso per enigmisti al massimo ti insegnerà a costruirli i giochi, mica a risolverli. Tu sei un zinzello indietro. Sì, tra l'altro tu al massimo puoi riuscire a fare unisci i puntini e scopri cosa c'è dall'1 al 5. Cioè, dall'1 al 5, non proprio un disegnino ino. Oppure colore. Ora con i colori ne sì, ascolta, tu mi prendi in giro, Andrea, ma tu sei in grado di risolvere un rebus, dai, risolvimi il rebus di Andrea, dai, forza, vediamo. C'è una ragazza su una spiaggia che sta facendo dei conti e tutti gli altri la guardano perché è una bella gnocca. Secondo te questa è la soluzione del rebus? È quello che ci vede. O quello che ci vedo, ma non è mica quello che ci si vede, la soluzione del rebus. Il rebus va interpretato, e ci vuole un salto mentale. Questa è la bellezza dell'enigmistica, che ti apre la mente. E a te ti ha aperto poco, perché il salto mentale l'hai fatto all'indietro. Chissà perché poi sta ragazza fa i conti in spiaggia. Sì, vabbè, buonanotte. Guarda, la vostra ignoranza è vertiginosa. Ma mi fai capire una cosa? Dove ti è nata tutta questa passione per l'enigmista? Oh, c'è da dire che la vita ti fornisce tanto, 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 tanto tempo libero, e questo ti ha reso molto abile. Dove guardano tutti quanti qua? Vedi, caro Bruno, ero ancora un infante e già cominciavo a farmi i primi giochini con le parole, con le lettere. A proposito, lo sapete che so al volo dirvi quante lettere ha una parola? Dai, forza, mettetemi la parola, forza. No. Due. Stai a sentire. 12. Pianta. Grande. 8. Ascolta, piantalo o ti rompo il naso con il pugno. Ammetterai, Bruno, che è sorprendente. Che questa poi, capacità. Ragazzi, chissà dove sta spiaggia. Ma basta anche tu! Ma guarda che siamo in pochissimi ad avere questo talento straordinario. Sì, certo. Chissà perché se si può sfruttare questa particolarissima abilità. Certo. Perché ci deve essere qualcosa di particolare nel nostro cervello. Sì, sì. Qualcosa di particolare c'è nel tuo. In meno però. Si potrà sfruttare questa cosa qui? Io non mi è mai venuto in mente. Magari servono dei contalettere. Beh, ma scherzi, ma chi è? Ma vanno a ruba i contalettere umani? C'è da dire che le cose nella vita che ti riescono sono veramente poche, una o due. Beh, gli riesce anche quella che fa suonare le orecchie. Ma tre. Le orecchie col mignolo. Suona, certo, ed è una cosa utilissima. Ma insomma, ma non esistono mica solo le cose utili, ma esiste anche la bellezza del saper perdere tempo. Ah, che tu fai mirabilmente da 50 anni. Cercando nutrimento per la mente. Sì, non solo per la mente, anche per lo stomaco, amico mio. E così la magia dell'enigmistica, la bellezza delle arti, delle lettere e della musica. bisogna riappropriarsi del tempo, caro Bruno, ma io so che in questo mi siete degni sodali. Sì. Ascolta, non è che se uno si fa suonare le orecchie e sa risolvere un rebus può parlare di letteratura, di musica, buffone. Ordina, va, che è meglio. Sì, Fabrizio, ascolta. Aspetta, volevo ordinare. Cosa ordini? Prima risolvi il rebus. Fabrizio, sono da te fra un attimo. Brucio della curiosità. Sì, per sapere, dai. Mio acerbo discepolo, in un men che non si dica ti risolverò l'enigma. Senti, vediamo questo assembramento di umani. Sono facce, perché sono inquadrate le facce. Facce. Sta ragazza, questa signorina sta riportando dei dati, probabilmente. Dati, ed è c'è il sole che sorge, quindi è l'alba. Alba. Ma basta, ho capito. Dati, alba, e poi ci sono le lettere, quindi lettere, la soluzione è. Alba, facce, dati, saccia. Sfaccendati al bar. Al bar. Fabrizio? Un caffettino? Due, tre.